I carabinieri di Teramo hanno fatto luce su quello che all'apparenza era sembrato un incidente stradale mortale, ma che in seguito alle indagini si è trattato di un omicidio. Nella notte del 19 aprile scorso a Silvi, lungo la statale Adriatica, all'altezza del nightclub Zeus, un uomo di 51 anni di Città Sant'Angelo è deceduto dopo essere stato investito da un'automobile. Sin da subito, però, la dinamica dell'incidente è apparsa alquanto strana, tale da indurre la Procura della Repubblica di Teramo ad approfondire gli accertamenti. Un episodio che inizialmente si stava archiviando come un investimento di un pedone è stato invece approfondito e ha disvelato dei scenari più inquietanti, tali da far rilevare a carico dell'odierno indagato l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il tutto è stato reso possibile da un sopralluogo che nella immediatezza dei fatti condotto dalla stazione di Silvi Marina, che non faceva quadrare completamente i conti. E da lì quindi, soprattutto in ordine al punto di impatto che aveva causato la mortale ferita per il deceduto, e questo ha fatto sì che fossero disposti degli approfondimenti condotti in un clima particolarmente omertoso e quindi poco collaborativo dei night che sono stati indagati, dove appunto le accompagnatrici, i testimoni, i parenti dell'arrestato hanno fatto di tutto per inquinare il più possibile il quadro probatorio che invece aveva portato poi alla uccisione preterintenzionale della vittima. La lite che ha portato al tragico evento sembrerebbe essere scaturita a causa di una donna che prestava servizio in locale di cui il defunto si era innamorato. Il movente è verosimilmente da ricondursi a un motivo passionale di una delle accompagnatrici, che era contesa tra la vittima, che si era in qualche modo infatuato della stessa, e il gestore del night, che ce l'aveva tra le principali sue donne che esercitavano l'attività di accompagnatrici presso il suo esercizio. Inoltre, nel quadro delle indagini sono emerse anche altre accuse a carico dell'indagato, tra cui quella di sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio. Le perquisizioni che sono state condotte stanotte hanno dimostrato questo, tanto è vero che è stata trovata comunque della sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nonché materiale dimostrativo del fatto che si svolgesse meretricio all'interno dei due night.